Ciao a tutti, oggi è martedì, benvenuti sul mio canale di cucina. Oggi voglio proporvi una ricetta vegetariana, un bel peperone ripieno. Ma andiamo in cucina a vedere gli ingredienti per il nostro peperone ripieno vegetariano. Gli ingredienti per 4 persone per i nostri peperoni ripieni sono 2 peperoni di grande media misura, come vedete, uno rosso e uno giallo, oppure sceglietelo anche verde, va benissimo. 250 g di riso parboiled precedentemente bollito in acqua salata, una dadolata di zucchine di stagione e porri, fondo leggero di aglio e prezzemolo, della mozzarella unita del parmigiano grattato, del pan grattato quanto basta, sale quanto basta, un uovo e dell'olio extravergine d'oliva. Prima cosa metto un giro d'olio su una padella e metto a cuocere il fondo di zucchine. Unisco anche aglio e prezzemolo, lo metto dopo così avrà un'alta digeribilità maggiore. Aggiungo a questo punto il sale. Mentre il nostro fondo di zucchine, aglio, prezzemolo e porro sta cuocendo, mi dedico a preparare i peperoni. È stato precedentemente lavato, adesso mi dedico al taglio, come vedete nel verso verticale, e andrò a togliere i semi. Ecco qua, quindi il peperone è pronto, lo scavo un po' meglio all'interno, questo lo posso mettere nel fondo di zucchine, così in cucina non si butta via nulla. Preparo anche l'altro, quello giallo. Ecco, allora, una cosa importante, le zucchine come vedete sono a più di metà cottura, quindi non sono cotte del tutto, ma sono croccanti. È volutamente fatto così perché ci servirà, finiranno la loro cottura in forno insieme al peperone. Le nostre verdure sono pronte, ci accingiamo a unire il riso insieme. Mettiamo il nostro fondo di verdure, andremo a mettere un altro giro di olio per legare, un altro pizzico di sale e aggiungiamo il nostro mix di mozzarella e parmigiano, ma non tutto, la metà. Metà lo utilizzeremo sopra per decorare il peperone che andrà in forno. Quindi mescoliamo così gli ingredienti, infine aggiungiamo l'uovo. Per coloro che sono allergici all'uovo possono utilizzare la panna vegetale per legare il composto. Vedete, l'uovo serve proprio da legante, ovviamente si può sostituire anche con della panna vegetale o panna fresca o anche della besciamella. Adesso non ci resta che riempire i nostri peperoni. I miei peperoni inizio a riempirli così. A questo punto adesso mettiamo del pan grattato sopra, come dicevamo, il restante mozzarella e parmigiano, un giro d'olio. Continuiamo l'operazione con tutti i peperoni. Qua i nostri peperoni sono stati farciti e sono pronti per andare in forno. Non mi resta che abbellirli con una bellissima foglia di basilico che gli darà un tocco ancora più profumato. Ovviamente del mio orto, ma solamente dopo averla rigorosamente lavata. Dimenticavo, infornate il tutto a 220 gradi a forno ventilato, per chi avesse il forno ventilato, o a 180 gradi forno statico per 20-25 minuti. Guardate che bellezza, sono appena usciti dal forno, un giorno inventeranno una televisione, uno smartphone che possa farvi sentire i profumi
spero di averla per prima. Ci sono tante ricette di peperoni ripieni, ma questa è particolarmente ricca di vitamine proprio perché non abbiamo sbollentato i peperoni, ma sono stati messi a crudo nel forno, quindi la verdura resta più croccante, più digeribile. Questa era la mia ricetta di oggi, peperone vegetariano. Se vi è piaciuto mettete un like. Chi si vuole iscrivere è pregato di cliccare la campanellina in basso a destra. Per chi non lo vuole fare, grazie lo stesso e io vi aspetto tutti martedì sul mio canale di cucina. Ciao a tutti!